Quindi questo mese in più mi ha permesso di fare pace con questa idea che dovevo tornare. E sì, assolutamente ci si abitua, un po' l'accennato prima, no? La stazione spaziale ti diventa familiare, il fatto di fluttuare diventa la normalità, il fatto di poter prendere un oggetto e appenderlo a una parete solo con un pezzo di velcro, il fatto di poter. Se devo passare qualcosa a qualcuno, basta che lo lascio a mezz'aria, do una piccola spinta. Tra l'altro, l'ho quasi fatto a Caraganda la settimana scorsa, quando sono tornata. Il mio medico mi ha prestato il cellulare per fare una telefonata. Avevo già la mano estesa, stavo per mollarlo, dare giusto una spinta per darglielo. Lei era a 3 metri da me, mi sono proprio bloccata all'ultimo momento. Ho detto: no, non posso fare. Ci si abitua, diventa il tuo ambiente familiare, le sensazioni fisiche diventano familiari. Ti sembra, la gravità ti sembra lontana, il fatto che tutto il resto della tua vita l'hai passato camminando ti sembra una cosa strana, no? Un po' l'inverso di adesso. Adesso mi sembra che la stazione spaziale ormai sia un sogno. Quando sei sulla stazione spaziale, la vita sulla Terra ti sembra una cosa lontana, quasi un sogno. Ti chiedi se veramente hai passato tutta la vita a camminare, oppure invece non hai sempre fluttuato. Da Paolo Ricibitti, il messaggero. Dai sempre l'idea di essere molto lucida e pronta in ogni circostanza. Puoi raccontarci forse l'unico momento in cui in questi mesi l'emozione ha preso il sopravvento, ovvero quando hai visto da vicino per la prima volta la ISS inondata dal sorgere del sole. Davvero non ci sono state tante emozioni come di quella portata? Quello è stato veramente un momento eccezionale ed è stato diciamo, il culmine, perché la giornata è continuata, insomma, era verso la fine di una giornata dove ogni momento è stato eccezionale, no? Perché era la nostra prima, no, gli ultimi eventi a terra, il saluto ai familiari, l'ultimo passo, l'ultima doccia, l'ultimo tutto, questo crescendo di pathos, se vogliamo, tutti questi rituali che accompagnano il lancio in Russia, la vestizione, l'ultimo contatto con i familiari attraverso il vetro, poi questo viaggio in autobus che per via della rampa che stavamo usando è durato quasi un'ora, l'arrivo in rampa, non vedere il nostro razzo che ormai era quasi vivo, no? Perché ormai era pieno di combustibile, con questi vapori di combustibile intorno, questi vapori bianchi. Arrivare in rampa di lancio, salire le scalette, girarsi, fare un ultimo saluto a tutti quelli che ci avevano accompagnato in rampa di lancio. Poi abbiamo attraversato questo vapore bianco che ci ha proprio preso in una sorta di abbraccio, perché per un attimo non abbiamo più visto nulla. Siamo arrivati dall'altra parte, l'ascensore, il razzo, il lancio, le vibrazioni, le accelerazioni, il lavoro dei motori, arrivare in orbita, la sensazione di assenza di peso, la prima alba fuori dal finestrino, tutte le fasi di avvicinamento alla stazione. E poi quando finalmente arrivi ho avuto questo benvenuto davvero speciale della stazione spaziale, perché quando ho guardato fuori per caso, beh, ho guardato fuori non per caso, sapevo che a un certo punto, a quel momento, avrei dovuto, insomma, iniziare a vedere la stazione spaziale, ma il fatto che l'ho vista in quel momento particolare in cui è proprio c'è un momento di transizione alle albe e ai tramonti di pochi secondi in cui si accende di questo colore arancione, no? Sembra che prenda fuoco. Ed è veramente pochi secondi, perché prima è illuminata normalmente e dopo questi pochi secondi di luce arancione diventa quella luce metallica un po' fredda, no? E in mezzo c'è questa transizione brevissima che sembra che prenda fuoco. E l'ho vista proprio in quel momento ed è stata di una bellezza. Cioè, non lo so, è stato veramente bello. Ciao Samantha, Francesco Giovannetti, Repubblica TV. A proposito di bellezza, appena arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale avevi dato prova di conoscere benissimo la risposta 42, ma la domanda fondamentale alla vita, all'universo e tutto quanto, alla fine l'hai trovata? Bisogna chiedere ai topi. Ciao Samantha, Paolo D'Angelo per Space Experience. Complimenti per una missione di 7 mesi di grande successo. Però nel corso di questi 200 giorni c'è stato un momento, nello scorso gennaio, un momento di pericolo, di allarme. Mi riferisco alla perdita di ammoniaca che avete avuto a bordo. Qui sulla Terra noi eravamo tutti un po' in apprensione, un po' preoccupati. Poi sono cominciate ad arrivare le vostre foto sorridenti, tutte e sei dentro un
un modulo che... E quindi insomma, ci racconti che cosa è successo? Sì, beh, innanzitutto è stato chiaramente un falso allarme, quindi c'è stato un primo allarme, che è quello che insomma, si accende una luce rossa e inizia a partire una sirena, e la luce rossa che si accende dice asma, che vuol dire toxic atmosphere, ed è diciamo quella che è più pericolosa e richiede una risposta più immediata, perché appunto potrebbe essere una perdita di ammoniaca dai condotti esterni verso l'interno della stazione spaziale. L'ammoniaca chiaramente non è tossica, quindi immediatamente abbiamo risposto come siamo addestrati, quindi abbiamo preso le maschere di ossigeno, siamo partiti per il segmento russo della stazione spaziale, abbiamo chiuso il portello per isolare il segmento russo dove non può esserci una fonte di ammoniaca dal segmento non russo, e abbiamo diciamo continuato la nostra risposta all'emergenza. Nessuno di noi però aveva sentito niente, nessuno di noi aveva sintomi, quindi devo dire non è che ci fosse questa grande agitazione da parte di nessuno. Certo, noi abbiamo preso l'emergenza in maniera seria, abbiamo eseguito la risposta prevista. Dopo qualche minuto però da Houston ci hanno chiamati dicendoci che era un falso allarme, quindi abbiamo rimesso tutto a posto, siamo tornati e la cosa diciamo inaspettata è stata che dopo un altro paio di minuti ci hanno richiamato dicendo no, potrebbe essere invece un'emergenza vera, quindi eseguite di nuovo la risposta di emergenza, quindi di nuovo le maschere, di nuovo nel segmento russo, di nuovo chiusi i portelli. Questa volta la risposta di emergenza l'abbiamo eseguita fino alla fine, quindi con prima abbiamo scambiato le maschere di ossigeno con i respiratori, con i filtri dell'ammoniaca, poi abbiamo iniziato a prendere misurazioni e lì naturalmente ci siamo tranquillizzati definitivamente, nel senso che almeno nel segmento russo non c'era nessuna contaminazione di ammoniaca, quindi non c'era nessun pericolo immediato per noi. La questione era se ci fosse o no effettivamente una contaminazione di ammoniaca nel segmento non russo, quindi effettivamente se ci fosse una perdita. E quello, se effettivamente ci fosse stata una perdita, avrebbe potuto anche comportare il non poter tornare nel segmento non russo della stazione in tempi brevi, o addirittura anche il fatto che almeno qualcuno di noi avrebbe dovuto tornare a casa, perché non si può vivere nel segmento soltanto russo della stazione spaziale. Quindi ecco, un po' di punti di domanda per tutta la giornata, mentre da terra, dai centri di controllo, cercavano di capire se effettivamente ci fosse o no una perdita di ammoniaca. Ripeto, nessuno di noi aveva sentito niente dal punto di vista dell'odore, nessuno di noi aveva avuto sintomi, quindi se c'era una perdita era una perdita molto piccola. Però ripeto, ecco, il pericolo non era tanto per la sopravvivenza di nessuno di noi, ma per la possibilità di continuare a utilizzare il segmento non russo della stazione. Per fortuna nel giro di poche ore la cosa si è risolta, in serata siamo potuti tornare nel segmento non russo della stazione, che aveva un'atmosfera un po' sinistra, devo dire molto silenzioso. Di solito la stazione spaziale è abbastanza rumorosa, no? Ci sono un sacco di valvole e di ventilatori che funzionano, di pompe, perché bisogna mantenere il sacco di fluidi e l'aria in circolazione. Dopo una situazione di emergenza di questo tipo, la maggior parte di questi sistemi di ventilazione e di pompaggio si fermano, quindi era molto, molto silenziosa, con un odore un po' di stentio, diciamo, di aria stagnante. Però insomma abbiamo potuto tornare, ci siamo accampati tra virgolette durante la notte fuori dalle nostre cuccette, perché nelle cuccette ancora non era stato riattivato il sistema di ventilazione, e poi insomma nel giro di qualche giorno il centro di controllo a terra, che sono quelli che fanno sempre il lavoro più duro, hanno ripristinato piano piano tutti quanti i sistemi della stazione spaziale, e naturalmente la conferma era che non c'era stata veramente una fuga di ammoniaca. Benissimo Samantha, siamo giunti alla fine di questa interessantissima ora passata insieme, in cui ci ha raccontato un sacco di cose molto, molto interessanti, molto belle, e quindi nel salutarti a nome di tutti quanti i partecipanti, speriamo di vederci presto e sentirci presto, ma tante altre cose da farci raccontare, sarà un piacere rincontrarti il più presto possibile, sia in videoconferenza che poi prossimamente anche in persona. Ciao, grazie. Grazie Presidente Battiston, grazie al Dottor Bregani, grazie al Colonnello Serra e grazie a tutti, a Dottoressa Piccerilli e a tutti i giornalisti intervenuti, grazie per l'interesse, per il supporto e a presto.